Fratelli e sorelle, avete ascoltato il Vangelo? Il Vangelo è sempre una parola bella e una parola meravigliosa, no? Soffermiamoci su alcuni punti di questo Vangelo molto belli. Innanzitutto è Gesù che dice queste parole, dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Ora ci chiediamo che cos'è questa dimora che Dio prepara per noi. Ecco, la dimora potrebbe essere anche un luogo, no? Dove Dio prepara per noi cose meravigliose, praticamente il posto in paradiso, una dimora potrebbe essere quella. Però, prima di essere un luogo, la dimora è uno stato spirituale dell'anima. Voi sapete che il paradiso è innanzitutto uno stato dell'anima, e l'anima comincia ad entrare in paradiso mentre è in questa vita terrena. E quindi che Gesù prepara una dimora per noi vuol dire che Gesù lavora dentro di noi perché noi abbiamo uno stato spirituale che è conforme a come vuole Dio, conforme al cielo. Ad esempio, uno stato spirituale pieno di carità, uno stato spirituale pieno di amore, no? Quindi Gesù vuole preparare una dimora, ma questa dimora è innanzitutto una dimora spirituale, cioè il nostro spirito che progredisce e migliora. Allora io mi chiedo, com'è, se uno vi dovesse fare una domanda, il tuo stato spirituale com'è? La tua anima com'è? Cosa vivi dentro di te? Stai cominciando già a vivere un po', un pizzico di paradiso o no? Ecco, dice Giovanni, rispondendo a questa domanda, che se una persona ama, allora dimora in Dio perché ama. Ricordatevi questo brano, no? Se una persona ama, dimora in Dio, e Gesù diceva: vado a prepararvi una dimora. E quindi la dimora è questo stato interiore che noi dobbiamo maturare nell'amore. Amatevi come io vi ho amato. In paradiso, vedete, anche i nostri cari defunti non possono entrare anche subito in paradiso perché devono passare per il purgatorio. E il purgatorio che cos'è? È un tempo in cui l'anima si riempie totalmente di amore e poi entra in paradiso. Quindi, com'è il nostro stato spirituale? Cioè, Gesù vuole preparare fin da oggi nella nostra anima cose belle, vuole piantare cose belle. E un po' quindi la prima cosa che volevo dire è appunto questo concetto, il concetto di dimora, il concetto di dimora. Un'altra cosa molto importante è che dice San Giovanni nel versetto 23 al capitolo 14, andando avanti un po' nel Vangelo di oggi, nel riportato, però ci aiuta a capire anche questo fatto della dimora. Dice Giovanni: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre lo amerà. E noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Allora, noi vogliamo avere un posto in paradiso, dimorare in Dio. Però, dice questo Vangelo, che anche Dio vuole che noi siamo sua dimora. Quindi dentro di noi, vedete, questa dimensione spirituale, ognuno di noi, dice questo Vangelo, ognuno di noi dovrebbe impegnarsi un po' a crescere un po' spiritualmente con l'aiuto della grazia di Dio, perché ognuno di noi può diventare un santuario in cui dimora l'amore e la misericordia di Dio. Quindi noi vogliamo dimorare in Dio, ma forse è più Dio che vuole dimorare dentro di noi, perché Lui ci ama immensamente. E quindi questo concetto della dimora, noi dimoriamo in Dio, ma Dio vuole dimorare in noi. E questo lo dice poi nel Vangelo. Gesù dice: non sapete che io sono nel Padre, il Padre in me? E
continua questo concetto della dimora. Diciamo un'altra piccola cosa sul Vangelo, dovremmo dire tante cose, però anche nell'omelia di domani continuerò a spiegarlo. Un'affermazione forte di Gesù, dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, questa è un'affermazione veramente forte, perché vedete, Gesù poteva dire: io ho la verità dentro di me, dice Gesù, no? Quando Pilato gli domandò che cos'è la verità, Gesù non rispose, perché aveva già risposto, lo aveva già predicato. Cioè Gesù dice, non dice io ho la verità, non dice io possiedo la verità, ma dice io sono la verità. Gesù è la verità, quindi Gesù non dice di avere la verità, ma dice di essere la verità. Lui è la verità come persona, la sua persona è la verità. Questa affermazione, vedete, molto forte, ci dovrebbe aiutare a relazionarci di più con Gesù, che è la verità. E così noi ci riempiamo della verità che è Lui, ci riempiamo della verità. E quindi questo dinamismo c'è in questo Vangelo, cioè di noi che ci riempiamo della verità di Gesù, e più ci riempiamo della verità di Gesù e la viviamo, e più noi quindi dimoriamo in Dio, e più anche Dio dimora in noi. Quindi oggi in questo Vangelo c'è come uno spirito di ricerca, ecco, in questo senso. Però siccome poi Gesù dice alla fine del Vangelo che chi crede in Lui compierà le opere che Lui compie e ne compierà anche di più grandi, un po' questo ci fa riflettere un po', perché se noi ci riempiamo di Dio, se noi diventiamo la dimora di Dio, poi Dio parla attraverso di noi, Dio crea attraverso di noi, Dio fa cose nuove attraverso di noi, dice qua ne farà di più grandi. Quindi alla luce di questo Vangelo, ecco, riempiamoci del Signore.